esiste un museo civico, un museo di un ente locale senza il territorio, cioè le opere che custodisce un museo vengono quasi sempre dal territorio limitrofo, dal territorio che il museo, nel quale il museo vive, e la cosa essenziale è proprio la mission principale, io credo, di un museo, di un ente territoriale, di un ente locale, è proprio quella di riconnettere al tessuto connettivo, appunto, del territorio le opere che custodisce. Nel far questo è fondamentale il ruolo attivo del visitatore. Uno degli aspetti più importanti di questo lavoro non è soltanto custodire, che è forse sicuramente la cosa principale, ma anche quella di raccontare, narrare i tesori che un museo custodisce e stimolare all'interno della comunità, della cittadinanza, quel senso di appartenenza che appunto i musei civici rappresentano in maniera molto forte. Questo livello di fedeltà, questo livello di entusiasmo, ci sono persone che si sono commosse tornando a teatro e anche i numeri ci hanno dimostrato come ci fosse veramente bisogno di tornare a fare spettacolo, ma anche di tornare a ritrovarsi proprio tutti insieme a teatro. Sicuramente i numeri durante la pandemia sono stati complicati, quindi non possiamo dire che siano stati uguali a quelli di 2 anni fa, però ecco, anche il fatto che poi siano tornati giovani, pur con tutte le complicazioni delle scuole, eccetera, vedere alcuni spettacoli sold out pieni di giovani, credetemi, ci sono degli attori che si sono messi a piangere, perché è bellissimo, un teatro pieno, un teatro senza pubblico muore, quindi questa cosa ci ha veramente fatto così, rassicurato anche sul fatto che abbiamo costruito bene, ma vogliamo cementare proprio la relazione col nostro pubblico. Diciamo che la biblioteca ha una grande reputazione, che si è anche consolidata negli ultimi anni grazie ad alcune iniziative come il compleanno, raccontarci quello che è stato per noi la biblioteca quando eravamo ragazzi, e scoprire che abbiamo tante storie in comune, tanti vissuti comuni. E poi è anche proprio lo scopo del patto per la lettura, quello di fare sinergie, di fare rete con quante più soggetti diversi possibili, e per anche moltiplicare le occasioni di incontro, variegare i tipi di pubblici, raggiungere anche pubblici che magari normalmente non vengono in biblioteca. Tenete conto che secondo le statistiche nazionali le biblioteche vengono utilizzate dal 15% della popolazione, quindi c'è una grandissima fetta che va ancora conquistata. Il Museo Fellini è stato inaugurato solo pochi mesi fa, ha cominciato a muovere adesso i primi passi, siamo un po' nell'infanzia del museo, con una vocazione però in un'identità ben precisa, che è quella non tanto di celebrare l'opera di Federico Fellini, ma quella di partire dall'eredità del maestro, dell'eredità del cinema, dell'opera di Fellini, e da lì cercare di costruire dei rapporti, dei dialoghi con il mondo della cultura in senso generale. L'area d'Isotta, ad esempio, si presta per ospitare mostre temporanee non necessariamente legate al cinema di Federico Fellini. L'altra cosa che mi ha sempre colpito è un po' l'essenza stessa di Rimini come crocevia, cioè una strada che in antico incrociava 3 strade principali romane con il mare alle spalle, è già di per sé un luogo di dibattito e di confronto. E quello che vorremmo fare noi oggi con i musei di Rimini è rafforzare questa identità, rafforzare la conoscenza delle opere che custodisce attraverso conferenze, ad esempio, attraverso anche politiche tariffarie dedicate ai riminesi. Questa è una cosa di cui abbiamo iniziato a parlare, che presto cercheremo di definire. Il fatto di avere potuto ricostruire un teatro così importante e così adatto per la musica lirica, per la musica sinfonica, quindi per la produzione anche di opere liriche che prima a Rimini non potevamo fare, beh, questo ci legittima insomma a percorrere questa strada che è già più di 2/3, quindi siamo già traghettati verso gli ultimi 2 anni, abbiamo insomma delle ottime probabilità che vada tutto secondo le aspettative e saremo, se va tutto bene, la prima regione con più teatri di tradizione, quindi 7.
valorizzare queste energie che ci sono in città, questi interessi nei confronti della lettura. Mi ha molto colpito tutte le iniziative che ci sono state a cura dell'Associazione Sarà, per esempio, oppure anche dalla Proloquo di San Vito, che un paio di settimane fa ha inaugurato nella sua sede la Casetta dei Libri. Sarà ha sparso le casette dei libri in vari punti della città. È bello cogliere anche questo interesse, anche questo amore, questa consapevolezza che hanno le persone, i lettori, dell'importanza che hanno i libri nella crescita delle persone, anche nella condivisione degli interessi. Memoria e futuro. Quando la memoria e il futuro si incontrano, lì c'è l'eredità e su quello il Museo Ferrini deve lavorare, in sinergia con tutto il sistema, non soltanto dei musei della città, ma del sistema culturale della città e il sistema sociale della città.